Infatti non mo può si essere dovrebbe un vedere bene. PC. Allora. Oh, che slicca! Andiamo, boys, mo ci proviamo. E dai, Fage! L'ho perriato! Però l'ho perriato! Non gli ho fatto niente. Le palle a me. No, a te, bro, a te. Incominciato a impazzire a sballa pattern proprio a caso. Porco il clero, porco.
Porco due in fase 1 lo sfrociamo. So, quelle palle di merda ci fanno perdere un'ora. Mo ci vado sotto, ci vado. In anticipo, colpa mia. Io al volo così la faccio esplodere. Laser, sono brutale. Sono morto? No, no, ok, no. Allora, praticamente senza savallo sanguinare è dura. L'arma sanguinamento è sfregio. Ce l'ho. C'è già. Sì. Tant'è che lo stiamo a fa sanguina male. In più se lo prendo bene con la weapon art, comunque gli faccio 2000, gli faccio. Io gli dirò, gli faccio tutta la combo, alla fine sanguina, gli faccio 9 tappa. Sanguinare, comincia a rotolare, fa cose. Sì. Si caga sotto. Una fame assurda stasera, non c'ho l'ira di Dio. Tu vuoi venire a mangiare qualcosa da me, Pacio? No, vada, perché in realtà non lo so che cazzo devo fare stasera. Non lo so ancora. Sicuramente non so come mangerò, perché a pranzo sono stato a pranzo alle 3 con papà al ristorante. Rollate in anticipo pure mo. Thank you.
peso pieno? Occhio bro, missili. Ma cosa? Facciamo. Porca troia, prima per un... E andiamo. Prepara la prossima canna, il prossimo wipe. Tu preparati a ricevermi in un piccolo assaggino di insulti. Bene. Bene, però. Sto. Sto a pensare se cambia weapon, ma penso vada meglio questo.
di sciallo Tutto vero. Tutto. e morì. Niente di così vero è mai stato narrato nella storia di sto gioco. Tutto quello che hai detto per la prima volta è giusto dall'inizio alla cazzo di fine. Sono sceso da quel fottuto cavallo per perdere tutto il ritmo che stava andando perfetto, per fare una Pepon Art con Lisciato che mi ha fatto morire. Però mettere dentro quell'hit di Pepon Art significava metterlo praticamente one shot. Vabbè, comunque se sopravviviamo tutte e due all'inizio della seconda fase. Sta mutato. Mi sentite? Ora sì, forte e Sì, chiaro. Tangione. Bene, bene. Oh, se vuoi ti aiutiamo, Tangione, ce lo dici, ci evochi. Ma guarda, ieri ho creato solo il personaggio, quindi ancora non ho fatto niente, praticamente. Vabbè, ma ci puoi evocare da subito, praticamente. Devi finire il tutorial e raccogliere due fiorellini. Ok. Prendere la borsa di creazione oggetti che si trova alla Sì, prima che è di chiesa via. fronte a dove spawn. Praticamente al nord da prima passo. Cioè, questo qua si può già facile. Io premo le due scompare. E la musica del coso non ce la vuoi mettere? Ponci bomba bomba. Annoiare però. Dai, l'abbiamo fatto passare prima che lanciasse le palle. Ma come le meteore dentro di lui, bro, le meteore fru di lui. Fratello, le meteore attraverso di lui, broski. Dai, dai, broski, su. Sì, come hai detto, facciamo un istante di pausa, faccio devo pipì, forte. Devo fare pipì, mi siedo, facciamo due tiri e andiamo. Fare pipì forte, guarda la mia nuova build, Tangia, se tanto ti guarda di spazzare. Sì, aspetta. Tanto non stiamo a una fight che non è manco spoiler, fa solo cagare sta fight. Epic. Non vedo, aspettate che È non mi fa. inutilmente stupida questa fight. Indovina chi è ancora di più di questa fight? Questo boss si Godetelo con muove a me, fatemi godere sto nome, 18 ditelo. 18 km all'ora, si muove, fa in tutta la fight, si muove lentissimo, si muove proprio lento, 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 lento. Se ti piglia per sbaglio, perché c'è una hitbox che è un, non lo so, una montagna fondamentalmente, se ti prende per sbaglio a me mi bisciotta. Aspettate, non sto guardando. Tu ho visto che rimani con uno di vita, Faggio, no?
fatto un mit, non muoio, però. Esatto, cioè rimani con pochissimo io. Devo guardare il gioco. C'è un po' troppo punti a vita. Bacio. Mo lo ce n'ho 30, bro. L'ho 30. 25 penso che bastano per quelli come noi. E quando cioè poi più in là. Ma io forse solo per il PvP mi sono tenuto un po' più largo, capì pure, cioè perché alla fine mi shottavano un sacco di weapon art, mi shottavano, quindi boh. Però capisci bene che il PvP funziona. Molto bello, molto bello. E lo so come funziona, bro. Che è vivere o morire il PvP. Ci sei? Hai messo il segno? Sì. Allora. Guarda che roba. Ciclo. Senserai. Questo comunque c'era già su Bloodborne. Quello che lancia il sangue sì, c'era su Bloodborne. Sì. No, no, il. Il dash invisibile. Ah, non era. Però era sul roll, non era. Questa qua è una weapon art, bro. Quindi lui lo può spammare all'infinito in teoria. Ok. Cioè lo può spammare fino a che non gli finisce il mana. Sanguinaria più 25 causa sanguinamento 108. Dani, ma non hai messo il segno, eh? Causa sanguinamento 87. Esatto. Talismano incrementa la potenza d'attacco a prossimità di sanguinamento. Guarda, gli tiro 4-5 coltellate da 1000 luna. Dopodiché, a una certa via, da 4000 di danno che gli ho fatto, schizza a 9k. Poi va a 10, poi arriva un sanguinamento e va a 15k. Cioè, ti basta. Questo è un boss che se lo mangiano gli stregoni. Per quanto è grosso, fanno una. Spadate? No, no, ma questo qua. Se ci arrivavi con lo stregone, ridevi male. Era raggio col coso. Ma non ti pensare perché con lo scudo per terra comunque ti hitta per tutta la mappa se non rolli, quindi ti devi muovere, immagino. Andiamo avanti, boss. Dai, avanti, fai sta attacco banale. E mi ha ripreso, rollando, vabbè. Vabbè. Ah, due volte, questa è novità, faccio. Sì, questa è. Questo è nuovo. Questo è per gli amici. Ma che ne so, sta, cambia busta. Ma shottato. Ma mai successo così, guarda, mai. Mai. Aspetta, e mo c'ho un'idea, mo mi ripristino pure la runa. Vaffanculo, mi ripristino la runa. Voglio vedere. Vedi, ripristino, non puoi se mi avvenne. Sì che posso, certo che posso. Sì. Certo che sì. Io me la posso mettere prima che mi hai qui. Certo che sì. Tutto allora. Che non la volevo usare, capi? Però l'ha voluto lui. Sai. Potere del Dio. Potere del grande Radan. Per favore. Pervadimi. A tutta, sto aspettando il tuo segno, ho ripristinato. Non smetterò di attaccarti, mio caro. Lo bacio, ma ci stai? Scusate, mio papà. Oh, è invaso uno, ce l'hai dietro, faccio! Sono io che sto dietro a lui, fusa R1, spin! Ah, ma è partita l'animazione, è partita! Cioè, tu sei, sì, gli hai fatto... Sì, sì, sì. No, vabbè, devi clippare. Sì. Cioè, tu sei andato alle spalle col coso e poi l'hai backstabbato, bro, ma una sì, cosa sì, da clip. Backstabbato proprio! So io che sto dietro a lui, fusa. Spin! È morto, diretto. E poi spammato via... You're beautiful! Vabbè, ma non avevi detto che le statistiche tue erano abbassate? Lo sono. E infatti lo sono, sì. Poi dipende sempre, perché è chiaro che se stavi con Fusari ti ha invaso uno a livello 30, ti ha invaso. Dai, sta a livello 50. Allora ti ha invaso uno a 50. Serio Fus? Sta a rullare? Un pazzo sta. Bene, giovane portatore di vita. Ora osserverai il Dio dorato.
cancello divino dei draghi celesti. Penso io alla palla. Occhio alle fiamme. Non me lo fa mettere. Però io devo sta sotto, io devo rimanere. Ho fatto un'ora di cambi, di cose. Ok, ci siamo. Mettiamo la runa. Mettiamo il... Come t'ha ucciso, per curiosità? Non me lo ricordo. Uno di quei raggi rossi. Gulo. Mezzo metro. Golo, perché serio qua rimaniamo vivi in altro attacco, era andata. Lo so, bro. C'è un po' di ravvicinato. Stavo andando sotto per ucciderlo. Lo so. Stavo andando sotto per ucciderlo e quello mi ha fatto a mezzo metro, quel raggio che è inschivabile. Cioè io l'ho schivato, ma l'esplosione mai. Comunque mo Broski ci ha detto un po' culo sulle meteore. Io non ho capito durante le meteore a inizio seconda fase che è successo, dove hai hittato. Io mi metto ma... di solito sempre sotto alla caviglia, non se le mette sotto alla caviglia, non arrivano. Sotto proprio alla caviglia destra che sta inginocchiata. Io stavo là vicino a te, non è successo, cioè non c'è stato. Ehi, te lo sto dicendo niente. Thank you.
occhio. Culo. Nell'inferno sto io. Facciamo sanguina sta merda, su. No! Non è morto? Non è morto! Come ha fatto? Guarda, con quanta vita c'ha! Ti giuro, mo è venuto un moto di distallazione che tu non hai idea. Mi senti? No, cioè, ti giuro. Non riuscivo più a menana, certo, premevo R1, ma era finita la cosa, però. Era finita la stamina. Cioè, io l'ho visto sanguinà, ho detto è morto, poi comincerà la limot della cosa. Sottato entrambi invece. Bastava che tu gli tirassi una pugnalettata. Manco una catanata. Non potevo. Lo so. Nella stessa situazione siamo ritrovati. Per fare quello abbiamo fatto. Più la vita, ma il mio Dio, non ce l'aveva più.
falle, falle, falle. Te, 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 credo sei tu, sei tu, sei tu. Falle esplode. Tutte e due le palle, bro. Sta diventando una challenge interessante. Mi sta facendo la tachicardia. Le emozioni troppo alla fine. Sì, sì, è palese. Ok, che lui si agita come un cane, cioè sì, lui si agita come la merda. Inesistenti a me, bro. Cioè, è come se ci fosse una terza fase nascosta nella quale lui incomincia a rollare senza un senso. Cioè. Oh, Gesù, bambino. Dacci la forza. Dai, cazzo, su. Dai un po'. Ce la possiamo fare. Ce la faremo. Ce la faremo. Dai, se tu mi sopravvivi un secondo in più, cioè, non lo so che non mi sto chiedendo. Lo so che è quel secondo che fa la differenza, bro. Culo, mo veramente sono impazzito. Questa è la novità delle novità. Dai wife, bro. Sì, certo. Ma un quarto d'ora non ha mai sanguinato e mi ha ucciso non si sa che. Ma tu una mina l'hai fatta? Perché io ce n'ho bisogno, guarda.
Facciamo un altro try e poi se va male facciamo una mia. Però l'abbiamo fatto, io e te l'abbiamo fatto 3 volte sto boss, non so se ti rendi conto. E sta ancora là, sono 3 volte che lo portiamo one shot. Come on, baby, come on. Punti e miei registri. Data di oggi, bacio, con questa evocazione tu mi devi un totale di $7.000. E prendo i miei debiti contabili che ho in euro con te, possiamo fare uno sconto, più amicizia, 6.500. Facciamo che mi regali un PC se lo fai. Sanguinacci? Pure a me. E muori! E dai, su! La resilienza, bro.
Vaffanculo, a dove sta il falò di merda qua? Sali sopra, devi andare alla forgia. Eccolo, eccolo. Una volta quello sì, quello è un altro. Poi una volta arrivato sopra alla forgia, bacio, costeggiala tutta su, sopra il muro, sì, tutta bro. A sinistra, arrivi a una grazia, riposa là e ti viene la waifu. Ah, mi viene la waifu? Mmm. Di merda che non si alta, ti caverai gli occhi. Serio? Dalla bocca vuoi entrare nelle tue cavità nasali, ai tuoi bulbi oculari, e li spillerei dalle narici. Però interni, capito? No, quelli esterni, capisci? Capisci? Tu ragazzo hai bisogno di un controllo della rabbia. O attraverso la psicanalisi o attraverso lo Zoloft, puoi scegliere. Ma su quella cazzo di catena ti vedi che ti recita la circolare e tu queste infermazioni. Allora, sono arrivato sulla catena, ma sto per correre. Se caschi di sotto mi viene da 20 euro pepo. Ci sta, è giusto. Poi mo che devo fare? Non devo scendere nella forgia, c'è una roba strana, un bosco. No, non lo so che cosa, non ci si scende, muori. Ah, ok. Verso che lato la devo costeggiare? Vai, vai. Stenda bene. Ok. Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita. Vai. Gli occhi tuoi belli brillano. Sono finiti i demigod, bro. Sogno finito. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair and death. Indiscriminate. Are you prepared to commit a cardinal sin? Cioè, filosoficamente non è che let's burn the world. Very well. Let my stiamo a picca fuoco al mondo. O Erd Tree, you shall burn. For the sake of the new Lord. Thank you for guiding me here. Prego. È stato un piacere. È sempre giusto non linkare il fuoco la prima volta.
Fermiamo il cerchio. Eren sarebbe fiero di noi. The one who walks alongside Flame shall one day meet the road of destined death. Goodbye. Ma mamma, ho ucciso pure il fabbro. No. Ma ti rimane tutto, puoi fare tutto. Ah, puoi fare tutto, però ok. Albero madre in fiamme. Molto figo. Allora, dove sta la grazia? Grazia di mezzo corso, mi serve il tuo vecchio vivo. La grazia dovrebbe essere la tomba della bestia in rovina, tetto del tempio, non ho detto no. Tempio del drago, forse. Poi di spruna. Terrazza affacciata sulla tempesta, sicuro. Devi andare avanti. Non da avanti, bro. Vai, Faggio. Grazie. Tomba della bestia in rovina. Però mi devi fare la bomba. Serio, di nuovo? Dai, no, non l'ho fatta prima. Proprio per fare il boss. Non l'ho fatta. Quindi, per favore. Abbi un secondo, paziente. Okay. Quello l'aspetta, mi fai la bomba. Sì, sì, sì. Lo fa. Vai.
Ah, chissà se mi posso finalmente occupare il pugnale, bro. Proprio il pugnale standard, come statistiche. Lo sai, sì, che il pugnale è l'arma che fa i repost più devastanti del gioco, sì. Fatta apposta per staggerà. Take a look around. Don't worry. I'll continue spirit, which is why I need your help. His roots are... He won't last much. His shackles are broken. It's high time he put the round table. Ah, il fabbro è scappato. Faccio? I see. Poi torna, poi torna. Ma che figo. Sei nient'altro che ceneri. When you listen, as I've always said, you get into chin as long as you get is what I hope. Entrambe le cose, sto a mettere il pugnale e la bomba la do soltanto due fiori del campo. Pronta la mista. Ok. Devi fare doppia katana, destra e sinistra. Doppia katana, bro? Sì. Ma in boss fight, come stavo prima, certo. Sì, in PvE dico. In PvE, sì, doppia katana. Doppia katana con sanguinamento e si vuole. Io in PvE generale, bro, no. Doppia katana. Cioè, contro il boss sì, c'è ragione tutta la vita. PvP sempre così. PvP, bro, è il primo parry che piazzerò, ti sentirai male. Però è fondamentale, non se l'aspettano le persone. Soprattutto questo a distanza non se l'aspetta nessuno, Faggio. Eccomi, che arrivo. Letteralmente fatto. Comunque sto gigante non era banale. Da soli, secondo me. Tu quanto ci hai messo a farlo? Facile facile o prostrai? No, no, infatti 5-6 try sicuro. Canna fatta, Fage. Potenzo il pugnale e ti summa. I have your arms. Servono più. Vabbè, lo faccio dopo, infatti, andiamo. Dov'è che si ripartiva da qua? Pugnale stai uppando, il pugnale standard, che è l'arma più forte da riposta in assoluto, come in Dark Souls 3, in Dark Souls 2, in Dark Souls 1 hanno fatto la stessa cosa. Cioè, quando li metti a terra col parry, se gli fai con la pugnalata gli togli il 2k. Sì, il pugnale 2k.
E certo, perché scala S a destrezza, il pugnale più 25 è devastante, è affilato. Come sempre, fa gioco, come è sempre stato. Allora, monami. Ma invece sti cosi io ancora non ho capito a che servono. Quali cosi, padà? Non c'ho più la tua live, un attimo. Ma non c'hai la live, che cazzo vuoi? Allora, ma ti dico come si chiama? Lama d'affilatura, benedetta. Ah, non lama no, ho difficoltà a capire che cazzo sia. Consente di scegliere il potenziamento di affinità dell'arma. Te l'ho detto, c'ho difficoltà. Ah, il potenziamento di affinità? Sì. Ah, è quella che quando... Bro, è la, quella cosa che quando imposti la weapon art al fabbro, ci sei? Ti fa scegliere sì. Se mette la di sangue, di magia, affilata, quella che è da là. Esatto. Cioè che è una cosa che è normale di base del gioco. È un oggetto di quelli che fa gioco e ti sblocca le cose. Ma la firma di luna a che serve invece? Sei? Il panico questo. Sì, Queste sono trappole, che so. Serio, bro? Ma che stai a dire? Però non lo riesco a hitare, io ci credo che non l'ho hitato una volta, però non lo vedo. Ma questo dovrebbe essere un mob o un mini boss, perdonami. L'ho capito, secondo me è da schivare questo. Io non mi ricordo, sai che non l'ho fatto. Questo è per un bel cazzo dopo di rappare, no, no, questo non lo dobbiamo chiamare, non faccio di rappare dopo appollaiato e lo chiamiamo. Ok. Sempre quello che stava sulla collina là che abbiamo fatto scappare. Sì, ma seguiti ti seguo. No, non è quello che stava sulla collina, di cazzate, bro, quello è morto. Quello abbiamo ucciso là, bro. Quello abbiamo steccato e ci ha dato pure il cuore di drago, bro. Non dire che cazzate. Non è quello, un altro. Ma questo qua è il primo che io incontro elettrico. Cioè che ti tirai fulmini. No, ma questo è di non è il primo. Il secondo? È il drago anziano questo. Quindi Axis, va schifo. Il drago anziano. Tipo. Esatto, che è un trofeo, esatto. È l'altro drago che mi serve a me per il trofeo di drago. Invece a te ti manca quell'altro. Ma dopo. Quella merda di sangue ti manca a te. Che mi manca? Non lo so. Il drago di sangue Faram. E non lo puoi far più, bro. Perché è legato al finale di Fia. Prima che Fia muore. Vabbè, lo faccio nel New Game Plus. Certo lo fai nel New Game Plus. Tanto, però tu comunque se vuoi fare il platino ti fa 3 run. Poi, decidi tu. Una run te la puoi pure speedrun, no. Di solito si fa così quando ci si caga il cazzo al massimo. Fanno due belle run e poi si speedrun. Io però continuo a non vedere il tuo... Eccolo. Dietro stavo. Sparerei a ruota. Finché non respiri ancora. Ti caverei gli occhietti. Che dire, Ramboy, la polizia. Ma serio Ramboy Run?
Run boy, run boy. Dove cazzo sei? Andato boy là. Ok. Evviva la polizia. Salve signore di tutto e tutti. Però in basi il drago si è girato male verso il mezzo. Il drago lui sta dietro di te, quindi da qua. Da qua mi arriva quello, lo tritiamo, là sta una grazia, toccala là in fondo. E viva la polizia. Bro. Può fightare così, faccio magari una... dai, con Travis... Ma che è? Hunger Games, dai. Ma quella l'hai sbloccata però, no? Certo che sì. Abissi della tomba della fregna della mamma? Certo che sì, però questa invasione è boh. No, ma io l'avevo villato, sto pezzo di merda, si è curato tre volte. Tutte l'ha fatte allora le fiale. Andiamo a letto. Bombe? Non è partito? No. Che coglioni, bro. È un gioco di merda, un gioco di merda, ma basta! Basta! Ma tanti coglioni, di merda, basta! Dimmi se parte mo. Se parte mo faccio un casino, puzzo di brutto e poi... Andiamo, giovane deretano. Non là, di qua. Ah, giusto, chiedo perdono. Thank you.
più, coglione. TP. No, c'è un ascensore. L'ascensore. L'ascensore bando. Una frega di rumori brutti. Oh no. Di Bramma Broski. Sì. Sono un folgorio di vita. Proprio a catena tra i miei e i tuoi. Serio, piara da forgiatura funerea 9, bro? OP, cazzo. Sarà... Ma per favore andiamo su. Ta ta ra ta. Là c'è l'ingresso di una grotta, tipo, bro. Ingresso di una botta? Ah, da solo possiamo scendere dall'altra parte, capi? Le vedi? Le pietre? Perché sono... umano. Ah, è questo che fa i rumori inquietanti. Aspetta, guarda, lo spingo sotto. Addio, Eldragor, impalato. Impalato per me, addio. Ma oh, quindi mo che dove devo andare? Giù a, dall'altra parte? C'è una grazia? Dovete c'è una grazia? No. No? Un attimo la mappa, ma sull'isoletta, guarda dove sei tu, non c'è uscita, mio caro amico, devi tornare indietro perché guarda, torna sopra col cursore, un po' più su, nord, là, grazia, no no no, dove stavi prima? Qua. Grazia, sì. Vabbè, ritorno a qua allora, ritorno agli abissi. Esatto, così mi rievo pure. Mi arrivi la pizza. Beh, faggio. Sì.
fortissima. Dove sta l'ultimo? Breviario del drago antico, bro. Globo cinereo 4, che vabbè, la mette nel coso, nell'ampollino. Globo cinereo li dai alle cose, no, li dai alle... Ah, sì. Alle vecchiette che ti sbloccano i negozi di quelli che uccidi, di quelli che trovi, insomma. No, c'era un... Sì. Non l'ho visto. Quindi ritorno alla grazia. Non l'ha visto mio fratello Eldragor. L'hai visto stavolta sto coso? Di cambia grazia, ricordati, abbiamo acceso un'altra grazia. Dai, è vero, sono un cugino di merda, mi devo ricordare. Me lo devo proprio cazzo ricordare, ma se... Cioè, qua gli effetti sonori l'ho dovuti abbassare, ti stupidiscono sti cosi. Bro? Mi senti, Faggio? Nessun altro? Di quando sto io. E non proprio dove sto io. Io invece ce l'ho fatta in volo, a fare quella cosa che volevi fare tu. Ho cambiato direzione perché t'ho visto morire, ti giuro. Guardi la live, si vede tu che muori, io che cambio direzione. Sono morto, che mi senti il segno qua? Serio? Allora troverai la statuetta proprio giù nella grazia. Il segno del tuo eroe. Ah, è arrivato sto dissidente del cazzo.
Non vedo il tuo segno, bro, ancora. Non lo vedo, Faggio, non lo vedo. Ragazzi, il segno non lo vedo. Sta a fianco alla statuetta. Ah, la statuetta, non la grazia. Culo. Tossico di merda, sei un tossico di merda. Culo. Quando pensi di dirlo al mondo intero? Riproviamoci. Giusto, arrivi giusto al volo, il volo di sotto, ok? Vado un attimo a ripiare una cosa sotto, qua giù in cantina. Vado a piana cosa. Mo torno alla grazia. Sono sceso un attimo al volo sotto. Cazzo di ridi, sono andato a piana cosa giù. Mo arrivo. Gente normale che prende le scale non la capirò mai. Giusto, arrivi a che c'avevo le anime giù in cantina, sono andato via alle cose. Tutto a posto, tutto a posto. Mo' corriamo da sto posto di merda, per favore non ci credo! Non ci credo! Mi sento male. Metti il segno sotto, per favore, sto a clippa. Ora non lo vedo, eccolo. La facciamo saltata al punto giusto? Sì. Che sta succedendo qua? Non ci cazzo credo. Giuro che non ci credo. Una freccia da dietro, non so da dove, non so. Ah, là in cima ci sparano la freccia, guarda quello che sparano. Una freccia e la hit di quello. Era mezzo Vabbè, quasi. No, vabbè. Sì, a voglia. Là che vuol dire? Là dove stiamo? no, dovevo mai summonare. Ok.
Quindi alla roccia sotto, no sopra. Stai, bro? Io tolgo. Bravo, bravo. Non fa certi numeri a sti cosi. Ah, ma qua c'è un buco qua sotto, bro. Vabbè. Bello, bello, bello drago, bella io. Mi sta venendo a piangere. È andato già al lato. Sì, per farmi via la hit del drago a tempo. Ok, perfetto. Boh, boh, boh. Cioè, a sto punto si vede che è un punto proprio endgame fatto apposta, tipo solo Cinder per farti smattare e basta. Eh no, quell'arciere deve non morire. Sono un coglione a casa mia. Ci hanno proprio cagato il cazzo da lì. Liscio, liscio bro. Dai, sto gioco me lo disinstallo. Sono andato dritto per dritto. Ha preso quello speronino. Ha preso e è andato a sinistra. Punta del piede sinistro sulla trave. Giù. Mo' disinstallo. Mo' speedrunno io fino a là, bro. Vaffanculo. Mo' speedrunno io fino a là, non ha proprio senso. Voglio morire. Voglio morire, io mi sono stufato. Liscio, culo, io non ci credo. Aspetta. Non ci credo, sono morto come te con la freccia da tiro e l'accettata di sì, quello. Sì, 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 guarda, cioè, sto posto proprio... Gli arcieri messi là a caga il cazzo. Allora. Liscio, a me mi hitta bro l'arciere, non c'è verso. Comunque la trave di corsa c'è. Piglia quello spigolino e va dritto. Tocca saltare.
Un attimo, però mi stanno... Ok, mi sono fatto il mostro dell'ascia, no? E poi il testo mi scende, occhio, guarda bene. In fondo a destra c'è una grazia. Sì, l'ho vista, l'ho appena picciata, la sto per accendere, se non casco. L'ho accesa. Metto il segno. Che cancro sto segmento, amico mio, cioè, porco due. Ce ne sta uno dopo con i falchi che ti rompono il cazzo, uguale, però i falchi che ti rompono le palle. Porco due, oh, ma come si fa con questo, cioè? Ma Miyazaki non è stato allattato al seno, secondo me, fa ciò, eh. Porco due. Ce la fai o cammi? Sì, sto fa qui. Fortunatamente il mio bagno, come sai, attaccato alla spiana. Oh, immagino che prima di Malekith ci siano altre 18 grazie, giusto? Più o meno. Sto drago con ragazzi prima o poi lo affronteremo. Ho buttato di sotto come un pazzo criminale. Sei buttato di sotto? Sì. Ah, ok, stavo aspettando uscisse il segno tuo, bomba. Un pazzo criminale serio. Non la fame che non ci credo, voglio mangiare, ci credo, ci credo, ci credo. Ma sono ci sono. Perché nel dubbio siamo via di Abira, Ercalippo. Siamo via da Abira tu? No, tutto male, di solito abbiamo sempre Ercalippo. Ok. Senti, ma proviamo a fare una cosa del tipo Little Jenkins! Leroy! Morto! Jenkins! Come hai fatto? Io sto saltando nello stesso punto tuo e ho preso lo spigolo e non sono entrato. Vabbè. Non fa niente, abbiamo sprecato soltanto 30 try. Sto punto. Mi prendo. Prendo. Sì, sì. Che proprio come mentre dicevo lì, Roy! Loro bellissimo. Praticamente che succede Fagio nella quest di Fia? Che è una certa, a furia di abbracciarla, si fa serio scopà, alla fine. E secondo me nel finale suo tu diventi tipo il Lord Oscuro con sto figlio, capì? Perché sono collegati a Malekith loro, capì? Alla la maniera. Leroy! Jenkins. Faggio? Leroy? Amore del sanguinato. Ah, è vero, questi non sanguinano. Mi sa gli scheletri. Sono qualche stronzo. Oh, bro! Questi è di doppia sciabola. La scala di sotto.
Mettiamo l'invasore, il bastardo. Sento qualcuno che spella. Si starà a pozzare sopra. Eccolo, è cascato qua sotto. Eccolo, eccolo. Aspetta, aspetta, ci sta ganka? Credo ci stia ganka. No, tipo mi conosce. Mi sa che faccio da fatto sanguinare, bro. Coglione. Grande con cavalleria sepolcrale, la seconda, angolo brutale. Ho tantissimi, ricordati di confermarli. Sopra di noi ci abbiamo il drago. Serio? Ho trovato un passaggio per da sotto, mi sa. Sì. In realtà non lo so nemmeno io dove stiamo. Ah, siamo tornati qua. Andiamo qua. Via, via, via. Andiamo. Vabbè, era solo per via la compagnia di me. Siamo avanti qua comunque. Ma dove stai io? Dietro di te, sto arrivando. Dove cazzo sei andato? Di qua, guarda, sono tornato indietro. Ah, ma ok. Aspetta, io non. Aspetta, io non una cosa. Direi così di botto, andiamo. Ok. Bro. Però lui l'ho lanciato dietro a te, t'ho vendicato proprio nel più figo dei modi possibili. Ho visto che seguiva. Sì, mettiti davanti alla porta del boss e ti metto il segno là, almeno vengo. Come la porta del boss? Dove sta? Là, quella porta là è una porta di un boss. Quale? Quella, questa qua da cui stavo scendendo, da cui sei cascato tu? No, dall'altra parte. Dall'altro lato, alla porta, pace. Però dall'altro lato ci sta un corridoio con altro tizio. Fermati dove sei, per non mettere il segno.
sguardo lurido. Ma hanno fatto, bro. Allora, come ci siamo arrivati qua? Bastava che andavi alla Grazia alla parte opposta praticamente. Quindi fermati alla Grazia tu. Perché stiamo loco, cioè non ci stiamo a impiccare, faggio. Mettimi il segno alla Grazia. Ti voglio anni, mi aspetto. Ma non pullava uno di quelli qua? Ah, sì. Porco Dio! Non ha neanche da ripiare, anche. Vabbè. Lascia un attimo, sto in un loop infinito tra quelli e tu. Porco Dio, guardi che mi rompono il cazzo, sfregio. Non ho detto niente, io sto di babbo al gioco, mica a te. Dimmi solo quando hai messo il sogno e sta a posto. I miei dash dovrebbero averli confusi un attimo. Il tempo che necessita per riposare alla Grazia e metterglielo al culo. Adesso metterò il segno al buon vecchio Paciotti. Il bravo Paciotti. Questi si ferriano pure, bro, eh. Quelli con la spada facilissimo, quelli con questo con la lancia meno. Donde sta il sogno? De fasciolo, il signor. No, perché sei stato alla Grazia, madonna, che palle, sempre. Quando ti ci metti vicino, sempre. Serio. Oh, questo si perde facile. Fallo fare contro di me. Oh, oh! Vabbè, dai, basta, su questo scudo di merda, dai. Basta, già durato fino troppo. Già durato troppo. No, ma in due proprio non si può fare, perché tanto cambia target, quindi non meno a me. E quello che ci aspetta dopo. E vabbò, bro, ma è così, cioè, se no non stiamo a finire Elden Ring, stiamo a finire a spasso con Antaro. È un grande gioco a spasso con Antaro. Beh, figlio di puttana, a noi due. Basta, non ho mai cagato il cazzo. Merda. Stai uno stupido.
Ma in testa gli sono saltato, bro. Ma hai visto che è successo? Dimmi che l'hai visto, ti prego. Aspetta, mi sono fermato in testa. No, ce l'ho sentito. Ma va a cagare, va. Hitbox di merda, fermati. Ok. Andiamo. Questa è la porta di un boss. Ale. Per entrare si dice ti è consentito, ma non mi fa entrare, bro. La... So per dirti, bro. Così il mio culo viene abusato, sicuro. Io non so che farti, amico, guarda, non mi fa entrare. Tranquillo, mi hanno ucciso. Il duo Sacriderma ti ha ucciso. Aspetta, mi è arrivata la pizza. Ma ha ucciso sì il duo Sacriderma, cioè sto da solo. Sì. Pronto? Sì? Senti? Arrivo un po'. Grazie. Giuro che non ci credo.
considerato? Fammi fai tu un altro tipo. Stanno in vaso pure. In base a due cristiani ce li siamo fatti tutti e due, Faggio. Io fatto il padre due cristiani. Che cazzo ne sa, Faggio? Cioè, no, c'ha invaso uno è morto e c'ha invaso un altro. Intuito. Questo è Dio.
Mo ce lo siamo fatto, fa giù. A tutta. OP. Grazie a scoperta, Broski. Nuovo livello. Oh. E mo se continua verso male, Kit, immagino. Vabbè, ti aspetto qua. Intanto mi sono portato avanti, faccio una cannetta, no? Yes. Lo faccio pure io. Oh, questo era un trofeo addirittura. Vuoi sai l'erba, no? Sì. Detto così. Sì, detto sì. Sì, il duo sacrificio d'erma. Siamo pure fosca, patà. A volo. E ci sono. Ci mandiamo una bella mangiata, ma ci fa. Un momento della verità.
15.
Faggio? Hai mangiato? Io ho fatto la canna, tutto, eh? Ci abbiamo 40 minuti che mio cugino ritorna prima della cena. Io tra Mi un po' fammi senti? digerire. Io tra un po' fammi digerire. Vabbè, fammi capire giusto dove devo andare allora qua. Giusto per capire dove cazzo tengo io. E proseguiamo avanti. Dove andremo? Avanti. Cerca Lord, mi dice a me. Ma già sta una statuetta. Para quella d'ingresso questa. Eh no. Questo è il proseguio. Posh boy. Non avere paura, Posh Boy, di scoprire l'ignoto. Stupidi nemici insulsi e idioti. Comunque no, la luce è meglio spenta quando si gioca. Da un senso di profondità altresì perfetto. Fagiolo, fagiolo, mio caro fagiolo.
vedi. Oh. Quando cazzo devo andare? Cane. Thank you.
Dove cazzo si deve andare? Vabbè. Allora, signore e signori, dove cazzo era adesso qua tipo? Sì. Sì.
Mi sciotta, questo mi sciotta assurdo. Faggio. Oddio che snervo! Thank you.
Vabbè, sta parte qua la speedrun è particolare, cioè. Di nuovo, di nuovo!
No. Danny, sparati. Ci avessi una volta che ogni volta che mi sono sentito serio Matti ero ricco, porco Dio. Che dice di Ranger? Oh, no, bella Glenn. Avevi una mappa al volo? Io te l'apro la mappa, ma ti senti in maniera atroce, zio. Ma che con che stai collegando? Devo trovare forze, devo uscire un attimo da comprare cicche qua fuori, se no non mi posso fare una mina. Parla, Mattia. Brutale. Sto con l'ambientale del Mac, devo ricalibrare. Un attimo. Io torno, Glenn, se vuoi ti carrio un po'. Non ce l'ho ancora il gioco, devo comprare. Allora, che ti serve che ti apri una mappa? Ma è un spoiler clamoroso apriti la mappa, mo. Mattia, è lo spoiler peggiore che ti puoi fare. Apri e vai sotto. Tutto sotto vai. Là. E mo ho fatto quella zona là. Ma hai fatto e vuol dire che ti sei comprato il gioco, non ho capito. Io ce l'ho il gioco, ci sto giocando, c'ho 10 ore c'ho più o meno. E mo gli hai detto te lo di comprare, Danilo. Ce l'ho craccato, ce l'ho, ci Me lo potevi dire, la licenza della mia collector l'ho venduta a Gino. L'avrei venduta a te. Ma se te l'ho detto, tu hai scritto pure chi la vuole, ti ho detto. E vabbè, però Gino mi ha pagato instant su PayPal, ho detto sì, me la prendo io, mi ha pagato instant, mi ha mandato 30 euro. Se l'ha pigliato. Ho detto proprio no, sincerely. No, sta zona è impossibile, cioè, è impossibile. Non possono chiudere ste hitbox. E a caso. Ma che tipo di mob vola? Si muove così? Una finzione. Ho due spade diverse. Ho due cannate leggendarie. Una è la Moonlight Katana e una è la Hand of Malagna. Che è piuttosto spoiler. Oh porco iddio! Vabbè no, non si può procedere così. Devo farmeli uno per uno. Non si può proprio manco. Sono arrivato al luogo dei falchi, sì. No, ma non si può manco speedrun, no. Sto papà, salta tipo i nervi, te lo dico. C'hanno moveset veramente. Cioè, Miyazaki ti prendesse il cancro. No, devo provare con le cose. Con le weapon art di Moonblade. Sì, lo sciotto. Ok, la weapon art è utile. Ovvio, quelli questi che fanno le spade. Allora. Schiaffo, tu rivedi il culo alla mamma di pace. Possiamo provare. No! Mi sto sbagliando. Ma la mamma o la sorella? Che guarda, non è il cambio, ragazzi. Oh, quindi sta cosa sta fatta qua per combatterci. Capiamoci. Ma fai gli appi. No, tengo solo 20 euro, però mo alla paghetta succede il panico. Compra 12 pacchetti di 5. Babbo. Ma che ne fai a casa di Tarendo? Sì, voglia. Cioè, cena domenica sera tutti quanti. Cioè, vabbè. Poi ne riparliamo, Miyazaki, di sta Xbox. Il ponte sta me. Oh! Vabbè. Ma è un trucco praticamente, è un barbatrucco. Quanta stamina hai? Ma sufficiente, però.
Serio? Ma che ha fatto? È morto. Non si doveva muovere questo. Doveva... Ok, quindi era proprio così la sua questline. Ok. Buono a sapersi. Fa già, ho ucciso il drago, ho fatto la zona dei falchi di merda. Che ci sta dietro? Che ci sta nascosto qua, mia zaglianamente? Vediamo un po'. Qua c'è qualcosa nascosto, penso. Palese. Palese, bro. Palese, bro. Ci stanno le shard dell'Elden Ring, te raccogli, No. Tu non l'hai capita la lore, le shard dell'Elden Ring, si è spaccato e le shard si sono divise in questi semidei, che sono le entità che proteggono. Oh, sono morto. Ma ci sto insieme. Matti, qua stanno 6 falchi. Sì signore, io devo fare delle weapon art con uno specifico ordine, se no morirò. Probabile che muoio uguale. Sì, sì. Sto assurdo. Sto assurdo. C'è la cesta di quel. Cioè, no, ma c'è. L'ira di Cristo. Cioè, il problema è che voglio capire. Cioè, io sono morto qua dopo che. Ah, ok. Il drago non sparerà più. Logica vuole. Che cazzo, c'ho solo i falchi. Allora, proviamo a capire qualcosa al riguardo. Allora, figlio di puttana 1. Figlio di puttana 2. Muori. Poi c'è il falco 3 qua sotto appollaiato. Ah, l'ho triggerato il falco 4. No. Preso. Ok. Falco 5 sta nascosto là. Guarda, è figlio di puttana. Figura di merda. Ok. Falco 6 qua davanti. E falco 7 dietro di lui. Niente. Oh, sopra ci stanno 1, 2. Questo forse lo posso aggrada mo? Sì. Ok. Ok, zio Clancy. Ma rotiamo, rotiamo. Facciamo un po' i ratti. Io qua c'ho le anime del drago che le rivoglio. Chi mi vuole mi fai tasse qui. Lui mi vuole. Ma sta hitbox quando è stata perfetta? In mezzo alle colonne. Triggerato un altro, eccolo. Morto. Oh, ce ne sta un altro appollaiato dove? Gulo, a tempo a tempo. Dov'è che hai visto il forziere, Matti? Seme, quello. Ah, il seme dicevi. No, forziere, ok. Quindi questo c'era qua sopra. Cioè, 18 falchi a proteggere un pezzetto. Mortacci. Mortacci de Pippo. Che mondo cazzo se va. Verso là. Thank you.
Voglio una grazia spericolata. Voglio una grazia come quelle dei film. Voglio una vita. Vedrai che grazia vedrai. Aspetta un attimo, bro. Che hai chiesto? Mi ha invaso, quanta gente? Non sento un cazzo, cioè già questa zona spercia, non così, oh. Che già sta zona c'ha gli effetti sonori che sono inferno, dimmi. Quanta gente lo ha già visto? Ah, solo faggio. Oh, c'ho la cannetta e ci sto, Di noi faggio, sì, dai. Ok, broski. Io sto procedendo verso la prossima grazia, che è un po' complicata da raggiungere, è un po' un cancro con le prove. La prossima grazia era brutta brutta, eh. Drago, qua ci sta un cristiano. Questa va. Ehi, ehi, che trappola è questa? Mai dare le spalle, facci. Mai dare le spalle. E mo? So cazzi da cagà. Io faccio qua, trovo solo goblici neri, per Dio, ma la grazia manco a pagarla. Evviva grazia! Zitti, zitti. Hanno detto viva grazia. Dove sta? Dove sta la grazia? Dov'è? Dov'è l'ascensore? Dove? Dove cazzo sta la grazia? Eccola. Eccola qua. Ebbene sì. Finito? Già. Ho finito. Non esageriamo. Oh, Faggio, io penso che sto abbastanza in prossimità della lama nera. Sì, dovresti essere già arrivato alla lama. Penso uno, massimo due falò. Lenzi, che dice? Com'è da queste parti? Sono un attimo mangia. Mi sto stavare male. Okay. Dici pesce? Non si mangia. Stato 126k, mi servono.